Gianni Colacione, oggi è 23 marzo, siamo alla seconda giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e siamo in compagnia di Giulio Manfredi. Giulio Manfredi dell'Associazione Aglietta di Torino, tesoriere, presidente, qualcosa? Non mi ricordo. Iscritto, scusate, io manco le cariche, eccetera, facciamo alcuni problemi, non mi ricordo. Allora, la presenza dell'Aglietta qui, di Giulio Manfredi, in qualche modo appunto rappresentante di questa associazione torinese, si colloca dopo un'assemblea che c'è stata dell'associazione Aglietta, particolarmente interessante, anche insomma che si pone anche, diciamo, cronologicamente dopo gli eventi elettorali. E qui ci sono state un po' di polemiche, un po' di rispetto un pochino anche agli esiti e a certe procedure e così via. Come pensi che questo comitato abbia metabolizzato questo tipo di messaggio che avete mandato, che poi un pochino è anche quello che è stato il tema di alcune associazioni in Lombardia, in Veneto e così via? Ma diciamo che il comitato non l'ha ancora metabolizzato, nel senso che come chi ha ascoltato finora i lavori del comitato se ne è reso conto, c'è ancora una grossa difficoltà di fare una verifica della situazione in cui siamo e per cercare di capire come andare avanti. Con queste assemblee volevamo solamente dare anche la voce a militanti, ma anche simpatizzanti o comunque cittadini, rispetto a una situazione di malessere e di disagio che è poi stata rappresentata dal fallimento, no, dallo scarso risultato della lista Ministero di Giustizia e Libertà, dove è stata possibile presentarla, perché lo ricordo, in Piemonte non siamo riusciti a raccogliere le firme necessarie, anche perché appunto le liste ci sono arrivate una settimana prima della presentazione. Credo che però, ecco, non occorre criticare, ma anche tentare di costruire, andare avanti, ecco, non lasciarsi prendere dallo scoramento, dalla rabbia o dalla rassegnazione. Chi ha ascoltato il mio intervento oggi, ho tentato di, anche facendo tesoro delle proposte, delle relazioni del segretario delle tesoriere, di lanciare delle possibili iniziative. Ci sono le proposte di legge di iniziativa popolare, stiamo già raccogliendo firme, partiamo anche noi domani a Torino sulla proposta di legge sull'eutanasia. È possibile affiancare sul tavolo, mentre si raccoglie sull'eutanasia, affiancarla con altre proposte di legge. Io ne ho elencate due, proposte due, una sulla legge elettorale, una in materia economica, per esempio sul reddito minimo garantito. Credo che Michele De Lucia, con tutta l'esperienza acquisita in questi anni, può facilmente estenderla. Ci sono le proposte di legge, ricordiamolo, fatte da varie associazioni, Antigone, ma anche Detenuto Ignoto, Forum Droghe, c'è anche l'appoggio della CGIL su tre proposte di legge per l'introduzione del reato di tortura dell'ordinamento italiano, manca ancora, e serve per esempio anche per la situazione delle carceri. L'altra proposta di legge per ridurre il danno nelle carceri italiane, la terza per riformare le parti peggiori della legge Fini-Giovanardi sulle droghe, anche questo è un'iniziativa e sono lotte anche radicali, quindi c'è la possibilità di andare avanti. Mi sono permesso poi, noi come radicali piemontesi facciamo anche proposte particolari, ma c'è questa proposta delle azioni popolari. Cosa sono le azioni popolari? Sono ricorsi che qualunque cittadino elettore può fare nella sua regione per far sancire l'incompatibilità fra la carica di parlamentare e la carica di consigliere regionale. Noi abbiamo un caso eclatante che è quello del nostro presidente della regione Piemonte, Roberto Cota, che sia deputato leghista sia presidente di regione, è incompatibile, lo sa, fa finta di niente. Noi la prossima settimana faremo un ricorso in tribunale. Ricordo un altro caso eclatante, Nichi Vendola, stessa situazione di Cota in Puglia, ma nella propria realtà ciascun radicale sa che ci sono casi specifici. I tempi
per fare dei ricorsi e dei processi relativi sono molto più brevi e più ravvicinati di quelli della giustizia italiana, per cui non si aspettano anni, ma è questione di mesi. È un'azione efficace. Chi volesse magari saperne di più va sul nostro sito associazionealieta.it. In cosa facciamo c'è un link dedicato elezioni e legalità, o naturalmente può contattarci. I nostri avvocati sono a disposizione anche per dare consigli e aiuti in tutta Italia. Senti Giulio, mi pare di aver appunto udito, ma insomma l'abbiamo udito in tanti, che siamo in qualche modo alla vigilia della nascita di un nuovo soggetto, una nuova associazione, un qualcosa del genere, che appunto si chiamerà Ministeria Giustizia e Libertà, e quindi in chiara, netta continuità un pochino con l'attenzione che si è data a questo tema, in modo abbastanza esclusivo per quanto riguarda questa fase elettorale che si è conclusa, eccetera. Ecco, tu che pensi di questo? Ma io dico, anche in questo comitato ci sono stati compagni che sono intervenuti, penso a Rita Bernardini e a Sergio Elia, che hanno posto come prioritaria questa iniziativa sulla giustizia e hanno annunciato appunto la nascita di questo soggetto. Resto dell'avviso che già Radicali Italiani si è occupata, noi nel nostro piccolo anche in Piemonte ci siamo occupati, ci continueremo a occupare del problema delle carceri, abbiamo fatto l'iniziativa per ottenere finalmente il garante regionale delle carceri, previsto da una legge regionale di 3 anni fa e non ancora istituito. Non credo che serva un'altra associazione, però naturalmente ognuno ha le proprie sensibilità, i propri interessi, le proprie visioni, ognuno è libero di fare le associazioni che crede. Ecco, l'importante però è preservare l'iniziativa di Radicali Italiani su più fronti, giustizia ma anche altro. Su questo le proposte di legge secondo me possono essere uno strumento utile, tenendo presente, come ho già detto nell'intervento, che mentre in passato purtroppo nessuna proposta di legge è stata poi discussa e votata dal Parlamento, mi pare ci siano tre soli casi di eccezioni, ora è incontestabile che con l'intervento e con la presenza massiccia dei grillini in Parlamento, uno dei punti dei grillini è proprio quello di dare una corsia preferenziale alle proposte di legge, quindi c'è la speranza che appunto si accolgano le firme, ma poi qualcuno in Parlamento le discuta e le voti. Grazie Giulio Manfredi e appuntamento su libri.tv per questa e le altre interviste. Grazie, grazie ancora. Sempre. Grazie.